chiacchiera nelle parole. È buono questo secondo voi? È buono? Perché uno viene eletto presidente di quell'associazione, ma si chiacchiera con la gente. E se quell'altra viene eletta presidenza della catechesi, l'altra chiacchiera. Non vi dico che vi tagliate la lingua, tanto chiedi al Signore la grazia di non farlo. Questo è umano, ma non è che ci sia. Questo succede quando puntiamo ai primi posti, quando mettiamo al centro noi stessi con le nostre ambizioni personali e i nostri modi di vedere le cose e giudichiamo gli altri. Quando guardiamo ai difetti dei fratelli invece che a loro doni, quando diamo più peso a quello che ci divide invece a quello che ci accomuna. E se guardiamo alla storia della Chiesa, quante divisioni tra noi cristiani. Anche adesso siamo divisi. Anche nella storia i cristiani abbiamo fatto la guerra tra noi. Per divisioni ideologiche. Pensiamo a quella dei 30 anni, ma questo non è cristiano, siamo cristiani e no, siamo divisi adesso. Dobbiamo chiedere anche per l'unità di tutti i cristiani, andare sulla strada dell'unità che è quella che Gesù vuole e ha pregato. Di fronte a tutto questo dobbiamo fare seriamente un esame di coscienza. In una comunità cristiana la divisione è uno dei peccati più gravi perché la rende segno non dell'opera di Dio ma dell'opera del diavolo, il quale è per definizione colui che si sbaglia, che rovina i rapporti e insinua pregiudizi. La divisione in una comunità cristiana, sia una scuola, sia una parrocchia, sia in un'associazione, ma dove sia è un peccato gravissimo perché è opera di Dio. Dio invece vuole che cresciamo nella capacità di accoglierci, di perdonarci e di volerci bene per assomigliare sempre di più a Lui che è comunione e amore. In questo sta la santità della Chiesa, nel riconoscersi all'immagine di Dio ricolmata della sua misericordia e della sua grazia. Cari amici, facciamo risuonare nel nostro cuore queste parole di Gesù. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Chiediamo sinceramente perdono per tutte le volte in cui siamo stati occasione di divisioni o di incomprensioni all'interno della nostra comunità, ben sapendo che non si giunge alla comunione se non attraverso la continua conversione. E che è la conversione? Ma Signore, dammi la grazia di non sparare, di non criticare, di non chiacchierare, di volere a tutti bene. E chiediamo che il vissuto quotidiano delle nostre relazioni possa diventare un riflesso sempre più bello e gioioso dal rapporto tra Gesù e il Padre. Grazie. Yes!
Io ce l'ho. E poi c'è...